la Trinità e la divinità di Cristo sono vulnerati radicalmente dall'Israele. Nell'Ibrahimo si dice, si dichiara a chiarissime lettere, io ho fatto un libro, Europa Morte, che analizza il Corano, citando i brani, le sure, nettamente e chiaramente, che non è che sono cose segrete, le sanno tutti. Ma non si può, non c'è. Avete mai visto una discussione pubblica, probabilmente di comunicazione, in cui sia pronta il Corano? No, nessuno ne sa niente. Loro lo sanno e parlano di quello che gli interessa loro dire. Ma questo non si è detto politicamente, si è detto anzi politicamente contro di noi. Quindi noi abbiamo tre religioni che hanno in comune una cosa, questa sì, il Dio creatore. Questa è la unità delle tre religioni. Loro sono unite in questo, nel senso la differenza degli indù, meno che mai dei buddisti, totalmente dei cinesi e dei greci e degli egizi, ma questi ormai non sono più religioni praticate, concepiscono un Dio creatore. La Bibbia, Dio di Yahweh e Dio cristiano cattolico, cristiano, sono uguali perché l'Antico Testamento in parte è comune sia agli ebrei sia ai cristiani, in parte perché gli ebrei hanno i cinque libri iniziali, il Pentateuco e poi delle grandi interpretazioni straordinariamente interessanti, mentre i cristiani tutto l'Antico Testamento riconosciuto dalla Chiesa è precursore del Vangelo, e poi ci sono l'Antico Testamento e i quattro Vangeli, le lettere degli Apostoli e gli Atti degli Apostoli. Questi fanno parte del nucleo originario della fede cristiana. Che cos'è la creazione? Questo grande concetto che c'è stato il Dio creatore. Ed è un concetto di un'importanza enorme, perché ancora oggi una delle ragioni per cui la religione esiste ed è indomabile è l'idea che se non c'è un creatore non ci sarebbe l'universo. La cosa non è tanto semplice, io dico, e chi ha creato il creatore? Ma comunque non voglio rimettermi in questa questione, perché ovviamente se andiamo rispetto al creatore, perché Dio deve essere increato e la natura non deve essere creata? Perché quello deve esistere senza ragione e la natura non può esistere senza ragione? Ma non voglio fare discorso. L'idea di un Dio creatore ha affascinato il mondo. Le culture orientali non hanno avuto un Dio creatore. I cinesi per nulla, cioè i cinesi non credono in Dio, credono nel cielo, nella potenza celeste e nell'imperatore, nei genitori, ma non nel proprio Dio, né Confucio, né Lao Tse. Mentre gli Hindu non si pongono il problema della creazione. C'è, tutto ciò che c'è, e anche i greci non si pongono il problema. L'essere è essere, se è essere è da sempre. La famosa teoria di Parmenide, se l'essere è, non può essere creato, quindi è sempre. Che cos'è l'essere? Non lo sappiamo, è l'essere, non Dio. Loro distinguono essere da Dio. Gli ebrei hanno creato invece una concezione di identificazione di essere Dio, poi i cattolici hanno potenziato questa interpretazione. Quando Mosè sale su un monte per avere le leggi e c'è il globo ardente e chiede: ma chi sei tu? La risposta, vi ricordate qual è? Io sono colui che sono l'essere, io sono l'essere, non c'è altro.
i filosofi greci avevano distinto l'essere da Dio. Ora non voglio complicare. I cattolici riprendono la tesi e fanno invece una congiunzione filosofica importantissima, soprattutto con San Tommaso, tra essere e Dio. Chi è Dio? L'essere. Chi è l'essere? Dio. E così chiudono la questione. Perché voi capite, se essere e Dio si congiungono, tutto l'esistente è Dio, è dovuto a Dio, viene da Dio. Come è concepibile che un Dio che è l'essere crei? Io non voglio affrontarlo, lo affronteremo alla fine di tutte le questioni, perché com'è possibile la creazione se Dio è la totalità? È una cosa che io ho scritto un libro che uscirà tra un mese, perché non riesco ancora a spiegarmi, non sono più un ragazzo, come è concepibile Dio che crea se già c'è la totalità, e come può creare fuori di sé se è totalità. Se è l'essere è tutto, se è tutto non può creare. Comunque i preti non mi sanno dire niente, incontro il Papa e vediamo che mi dice. Nella Bibbia c'è questo meraviglioso scritto del Genesi in cui Dio crea, è narrato come se fosse un fatto umano, con linguaggio umano, 6 giorni, e l'ultimo giorno si riposa, e attenzione, è estremamente importante che la creazione è creazione di specie. Dio non solo crea, ma crea specie eterne, non accetta l'evoluzione. Uno dei punti basilari della Bibbia, parlo per ora dell'ebraismo e del cristianesimo, è l'impossibilità dell'evoluzione. L'uomo non è un prodotto della conseguenza degli animali per la selezione naturale, nasce così com'è dalle mani direttamente da Dio. Lo stesso nell'Israele. Allah crea l'uomo come in maniera simile, poi vedremo i testi, a Dio, a Giacomo. A Dio e a Giacomo, ebrei e cristiani. Perché questo? Perché Dio crea la perfezione, non l'imperfetto che diventa perfetto. Dio, quello che viene dalle mani di Dio è perfetto, l'uomo è perfetto, la donna Eva, Adamo è perfetto, Eva è perfetta. Così come anche nell'islamismo. Quindi tutte le specie, tutte, dalle più infime alle maggiori, dalle piante al cielo, alle stelle, è già perfetto nato dalle mani di Dio. Non c'è nella Bibbia, sia ebraica che cristiana, che nel Corano, la minima idea di evoluzione. Uno degli orrori che il cristianesimo dovette affrontare quando Darwin enunciò la tesi evolutiva fu quella, appunto, se l'uomo era una creatura che veniva da una creatura inferiore. Per i cattolici del tempo, i cristiani del tempo, era la bestemmia per eccellenza. Oggi nascondono il problema, non se ne parla. Ecco, alcuni, c'è un amico mio, Giuseppe Sermonti, che sosteneva l'origine divina dell'uomo, ma insomma la scienza dice che l'uomo è una creatura storica venuta circa alcuni milioni di anni fa, e quindi non è secondo il mondo. C'ha 14 miliardi e mezzo di anni, non è stato creato 14 miliardi e mezzo di anni. Ma la visione comunque è bella dal punto di vista popolare. Dà alla gente una certezza. Ciò che è stato fatto dalle mani di Dio. Sia l'ebraismo, sia il cristianesimo, sia l'islamismo, ritengo che tutto ciò che esiste venga dalle mani di Dio. Ma e nasce il problema che è presente sia nei ebrei, sia nei cristiani, sia nei islamici. Com'è possibile
che ciò che è nato dalle mani di Dio perfetto diventa peccatore? Com'è possibile un diavolo, un Lucifero, che è presente sia nell'Islam che nell'ebraismo che nel cattolicesimo, nel cristianesimo? Com'è possibile l'antidio, se era nato da Dio? Ne parleremo, non vi dico stasera il segreto, ne parleremo, così vi obbligo a venire. È un giallo questo. Perché vuoi capire? Non posso risolverlo, se no la lezione la fa Sherlock Holmes e io vi tolgo la messa. Questo è uno dei più grandi misteri della cultura umana. Alcuni santi hanno dato l'interpretazione, gli ebrei si infischiano dell'interpretazione, dicono che Dio sì, ha creato il mondo, però se una parte si è ritirato, non l'ha creato tutto, per permettere all'uomo di agire, e l'uomo può sbagliare. Invece i musulmani hanno la loro concezione, devo dire coerentissima, ma ne parleremo. Quindi state attenti, queste tre religioni hanno in comune alcune cose importantissime. Un Dio creatore, la perfezione dalle mani di Dio, soprattutto i cristiani e gli islamici. L'esistenza di una mente diabolica che combatte Dio e la corruzione dell'uomo. L'uomo nato perfetto dalle mani di Dio, per misteriose ragioni che spiegheremo la prossima lezione, diventa malvagio. Sotto l'esempio di quel mascalzone che è Lucifero. La mela è stata. Lucifero è un vero bandito, il quale per ambizione solleva le creature contro Dio e Dio giustamente lo finisce buttandolo nell'inferno. L'inferno esiste sia per i cristiani sia per i musulmani ed è più o meno simile. Per gli ebrei vedremo, perché gli ebrei poi cambiano totalmente la parte metafisica con l'andare del tempo e hanno la loro metafisica completamente diversa sia dal cristianesimo che dall'islamismo, e il loro sogno è la Palestina, la terra promessa, in terra non in cielo. Nell'islamismo e nel cristianesimo la base di tutto è l'aldilà. La vita è un momento di passaggio fugacissimo per conquistare il paradiso, l'aldilà. Ecco, questi sono i punti cardinali dell'una e del cristianesimo e dell'ebraismo. Il cristianesimo e l'islamismo. L'ebraismo, ripeto, si mette da parte, a tutt'altri orientamenti. E allora è opportuno il dialogo, certo che è opportuno il dialogo, sia per le concomitanze sia per le discrepanze, purché si sia chiaro, queste sono l'ABC di quello che vedremo. Ma è necessario per un'altra cosa, lo dico francamente. Se veramente queste religioni riuscissero ad imprimere una svolta al capitalismo come si sta manifestando oggi, farebbero un'opera che ci converteremo tutti. Io che sono agnostico, se incontrassi un pontefice come quelli del Medioevo o del Rinascimento, i quali in prima persona, combattendo per la vita e per la morte, con chiarezza totale, non con le frasi, dessero un nuovo orientamento al capitalismo che ci distruggerà, io credo che l'umanità si converterebbe all'Islam, al cattolicesimo, all'ebraismo, a qualsiasi religione. Perché dico questo? Perché le religioni hanno una grande forza di trascinare i popoli.
purtroppo la politica non ce la fa. Per questo faccio questa conversazione, perché noi ormai o ci salvano le religioni o non ci salva nessuno, però le religioni ci salvano se ci sono pontefici o imami di salvezza. Un San Francesco, non come San Francesco, voglio dire, attenzione, non il nome, il francescanesimo della povertà, come San Francesco, mi sento la capacità di guida che aveva San Francesco. Questa gente, questi santi, un Sant'Ignazio di Loyola, questa gente, un Sant'Antonino da Padova, questa gente ci vorrebbe, santi, santi che capiscono che cosa sta avvenendo. Sta avvenendo un capitalismo che cerca di sfruttare il lavoro umano, di mettere sul lastrico miliardi di persone, di creare una fascia di ricchi e di fischiarsi nell'umanità. Il pontefice, devo dire, a suo onore, lo capisce, ma purtroppo lo capisce solo ai microfoni. E queste sono azioni mediatiche che possono essere il contrario di quanto sia, perché ci accontentiamo delle parole e infatti restano quelli che sono. Quindi noi vedremo in queste tre lezioni, due o tre lezioni che dedicherò alle religioni, come le religioni possono agire sui popoli e come farlo concretamente, istituzionalmente. Come dico da decenni, non basta parlare sulla bontà dell'uomo, bisogna che le istituzioni, e questo le chiese lo potrebbero fare meravigliosamente, anche perché devo dire ci sono dei sacerdoti formidabili, dei veri e propri santi nascosti, però non basta la bontà dell'uno o dell'altro, ci sono piani universali. Ecco, se gli imani, i laici e i pontefici cattolici si mettessero d'accordo, non nel proclamare la pace, che non vale niente, ma nel programmare qualcosa di concreto per uscire fuori da un capitalismo micidiale, devo dire francamente, io sarei contento di queste conversazioni in pace, voi altrettanto, e l'umanità respirerebbe, perché, concludo, siamo ad una svolta tragica. Il capitalismo all'americana sta portando l'umanità alla guerra, perché vuole sfruttare il mondo al suo vantaggio, non accetta il multicentrismo, crede che con la fine del comunismo l'unica potenza deve essere gli Stati Uniti, non vuole che la Cina emerga, non vuole che la Russia emerga, non vogliono che i paesi musulmani emergano, perché lo devo dire, e quindi se il mondo deve andare ad una potenza che cerca con tutti i mezzi di stroncare ogni possibilità di vita delle altre potenze, ben vengono le religioni che si oppongono. Alcuni miei conoscenti dicono che l'unica opposizione non è il cristianesimo, è l'Islam. Non sono affatto d'accordo, perché onestamente non vorrei morire né americano né musulmano. Non sono cristiano, non sono cattolico, ma essendo italiano sento di essere cristiano e cattolico culturalmente, perché vedete c'è una maniera di essere religiosi culturalmente. Io culturalmente sono cattolico, e sapete perché? Perché il cattolicesimo ama l'arte. Se io fossi musulmano non ci avrei i quadri, le statue, perché i musulmani sono iconoclasti, ma siccome grazie a Dio abbiamo la più bella pittura del mondo, le più belle statue del mondo, i più belli edifici del mondo, io non capisco perché li devo distruggere per far piacere ad Allah.